Salve amici YouTube, bentornati al Let's Play Diodallus con Neo Geo e Echo the Dolphin. Ok, allora, precedentemente eravamo bloccati in questa caverna molto labirintica dove stiamo accendendo vari dispositivi e avevamo trovato anche una sorta di, non dico enigma perché, però è una situazione dove dovevamo sbloccare praticamente un meccanismo. Vedi? Siamo salvi su queste piattaforme, come immaginavo. Allora, qui abbiamo già esplorato. Devo solo capire bene dove andare. Qui mi sembra, non mi sembra esserci già stato qua, o forse sì. No, se ci siamo già stati qui. Sì, allora proviamo ad andare su di qua. Mi sa che quassù non ci siamo ancora stati. Ho la sensazione che qui non ci siamo ancora stati. Aia! Erano torce, mi sa. Lance. Wow. Allora, qua c'è un'uscita. Aspetta, prima di andare un po' l'uscita. Safe, un'uccisione molto safe. Allora, qua c'è un tesoro nascosto. Vedere se si sa mai. Scendiamo giù di qua, torniamo qui. Ok. Allora, boh, non so cosa posso. A sto punto proviamo a uscire di qua. Ah! Si rientra qua giù. Perfetto. Quindi sono due entrate, ha sempre la stessa aria, ottimo. Ottimo, però adesso devo capire cosa bisogna fare per andare avanti. Aia! Allora, qui abbiamo già visto che andando di qua c'è lui. Di sotto, torniamo di sotto. Ma però mi sembra strano perché. Ah, scusate. Dai, basta. Però qui c'era questo blocco da tirar fuori. Ah, aspetta, aspetta. Ah, ecco. Vedete, bisogna un attimo ragionarci. Che stupidino. Che stupido. Vediamo cos'è questa reliquia. Harpy Boots! Now you can perform a double jump! E cosa vi dicevo io? C'era per doveva per forza esserci un double jump, il doppio salto. E oltretutto, prima, nell'episodio precedente ho avuto una premonizione perché mentre entravo in questa caverna, in questa caverna allagata, mi dicevo, beh, sarebbe bello avere questo benedetto double jump. Infatti adesso ce l'abbiamo. E adesso le cose saranno molto più facili. O almeno molto più piacevoli. Allora, vediamo. Con questo double jump cosa possiamo fare? Vediamo. Ah, sì, aspetta. Perché mi viene in mente una cosa. Quelle. Oh, com'è bello saltare con questa cosa. Perché in effetti quelle cose. Questo ancora non ci dà. Ah, vedi? Quindi i vari. Così, i vari macchinari che accendiamo nella caverna fanno scattare il meccanismo di questa porta. Il problema è che ne abbiamo tralasciato uno. Quindi dobbiamo ancora trovarne uno. Bella sta sezione, mi piace molto. Ci curiamo. Abbiamo soldi per una vita? No. Dovremmo andare a farmare un po' di monete. Magari questo lo faccio off screen, così non vi tedio, perché. Allora, dobbiamo capire dov'è l'ultimo di questi marchingegni che si illuminano. Oh. Proviamo a rifare tutta la. Qui ce n'è uno.
Oh, che bello, mi sono salvato dagli spini grazie a questo doppio salto. Vediamo qua. Sì, qui c'è l'altra uscita. E qui. Ah, sì, scusa. Qui ce n'era un altro. C'era quest'altro qui, col blocco. Ah, di sotto c'era la reliquia. Qui di sotto c'era la reliquia. Oh, bene, queste stratiti non sono tornate a posto. Qui ce n'è un altro. Adesso abbiate un po' di pazienza. Spero di non annoiarvi con questa esplorazione, ma bisogna assolutamente. Nessun altro ce l'ho ancora. Bisogna correre. Oh, vita. Ok, quella torcia è scomparsa nel nulla. Quanto ho di vita? Allora, vediamo. Adesso sapete che io ho la mania del doppio salto, quindi tutte le volte che ho in un gioco dove c'è il doppio salto, di solito lo uso anche se non serve, perché mi piace troppo. Per fare i salti più sicuri. Muori, va. C'è uno scolo verticale. No, non devo morire qui. Non è bello morire lì. Ho una vita solo, oltretutto. Spero di non morire di nuovo. Che muoio se vado giù. Proviamo. Ah, era qui. Quindi adesso abbiamo aperto tutte le cose. Sì, però morire così non mi piace. Comunque, quelle statue dovrebbero indicare dove sono. Boiazza mia. Allora, aspetta un attimo, adesso vediamo di uscire di qui velocemente. Se non ricordo male, qui dovrebbe esserci. Vabbè. Dovrebbe esserci l'uscita, ok. Bene. E c'era sicuramente un boss adesso, immagino. No, c'è neve che cade incessantemente, sempre sti bastardi che lanciano. Ah, c'è anche il vento, altro classico. Pochissime vite, forse era meglio se mi fermavo dal venditore a curarmi. Quasi quasi torno indietro. No, 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 brutta questa cosa. Cos'è? Sembra una testa di medusa. Ok, ragazzi, ci siamo quasi, eh. Ok, siamo a 9 minuti. Io mi curo. E un'altra vita non la posso prendere. E non so bene cosa fare. Possiamo provare. Beh, sicuramente adesso abbiamo una cosa. Con questo nuovo doppio salto ci siamo aperti nuove vie. Dai, muori. Nuove vie nei livelli precedenti. Quindi vedremo. Scusate il messaggio che probabilmente adesso tutti vi state guardando il vostro cellulare perché ho il vostro PC pensando che sia arrivato un messaggio su WhatsApp. Invece è il mio. Ok, io qui sono visibilmente in difficoltà con queste teste.
di qualcosa. Ma mi curo, che non c'è una gran cura qui. Vabbè. Ah, qui non aumenta più il prezzo qui. Bene. Andiamo ad andare a destra a vedere cosa c'è qui. Checkpoint. Ok. Direi che per adesso, per questa puntata, è tutto. Siamo andati avanti, meno male. Come dicevo la scorsa volta, se secondo voi 10 minuti sono pochi, possiamo anche cambiare. Adesso non ripeterò mai più. Non ripeterò mai più, scusate. Qui c'è un bel lavoro di... Bisogna recuperare una chiave, sicuramente sarà lassù. Vabbè, ci fermiamo qui. E vi ringrazio se state con noi. Vi ricordo di commentare se avete voglia che gli episodi durino un pochino di più. Ditemelo, che magari possiamo provare a farlo. Io sto sperimentando questo let's play, è la prima volta che faccio un let's play, quindi lo stiamo sperimentando man mano che andiamo avanti. E quindi ascolto anche i vostri consigli. Grazie ancora di tutto e ci vediamo alla prossima.